io le dico che ho bisogno di attaccarmi. Un'immaginazione, si intende. Alla vita altrui. Ma così, senza piacere, senza interesse, anzi, per sentirne fastidio, per giudicarla sciocca e vana la vita. Cosicché, veramente, non deve importare a nessuno. Ma questo è da dimostrare bene, sa? Con prove ed esempi continui a noi stessi, implacabilmente. Perché vede, la signora non sappiamo da dove viene, ma di fatto c'è. Come se c'è? Ce lo sentiamo tutti qua. Un'angoscia nella gola, un gusto della vita, non si soddisfa mai, non si può mai soddisfare, perché la vita, nell'atto stesso in cui noi la viviamo, è così sempre ingorda di se stessa che non si lascia mai assaporare. Il sapore nel passato ci rimane vivo dentro, il gusto della vita ci viene da lì, dai ricordi che ci vengono legati. Ma legati a che cosa? A questa sciocchezza qua, a queste noie, a tante stupide illusioni o infuse occupazioni. Eh sì, signori. Questa che ora qua è una sciocchezza, questa che ora qua è una noia, e arrivo fino anche a dire, questa che per noi è una sventura, una vera sventura. Sa, distanze, 4, 5, 10 anni, il sapore resterà. Queste lacrime, la vita per Dio, il suo pensiero di perderla, specialmente quando si sa che è solamente questione di giorni. Guardi, vede là, vede, ha visto quell'ombra di nonna? Quella è mia moglie, mi sorveglia da lontano. Ciò che quella donna sta soffrendo per me, lei, mia cara signora, non se lo può immaginare. Non mangia, non dorme più, mi viene appresso giorno e notte, notte e giorno. Si curasse almeno di sfoderarsi quella ciabatta che tiene in capo e i capiti. Non sembra più una donna, Michele. Nostro finaccio. Si sono imbiancati per sempre anche i capelli. Guarda, da tempo, da appena 34 anni. Una stizza che lei non può immaginare. Certe volte le salta addosso e le grida in faccia: stupida, ma che fai? Così scrollando non vale niente. Sviglia tutto. Guarda con certi occhi. Mi guarda con certi occhi. Che mi fa venire qua le dita da selvaggia, voglia di strozzarla. Ma niente. Aspetta che mi allontani. Rimettersi a seguirmi. Così bene. Ah, se la morte, signora mia, fosse come uno di quegli insetti strani, strani, schifosi, qualcuno ad un tempo
immagina un po', lei passa per strada e all'improvviso un altro passante le si avvicina. E cauto, con due dita protese, le dice: scusi, signora, permette? Lei, mia cara signora, c'ha la morte addosso. E con quelle due dita protese, zacca, la piglia! E la butta via! Sarebbe magnifico. Tanti passeggiano disinvolti, magari ce l'hanno addosso, nessuno la vede, e questi continuano, quieti e tranquilli, a pensare a ciò che faranno domani, e domani no. Guardi. Roma si chiama, ma non senti lei, sentirà che dolcezza nell'aria, dipitemi Roma, l'amore, capisci? L'amore, passato, ho ficcato questo fiore in bocca e mi ha detto, vieni, locale. Passerò, stavo 10 mesi.